Buongiorno, buongiorno e benvenuti al webinar La normativa emergenziale sulla disciplina del procedimento amministrativo, primo evento online sull'impatto che hanno avuto i recenti decreti varati dal governo per l'emergenza sanitaria dal Covid-19 sui procedimenti amministrativi. Sono Paola Pirani di Formez PA, vi do il benvenuto come do il benvenuto ai nostri relatori, ai quali a breve passerò la parola, Carmen Iuvone e Massimo Pugioni, esperti di semplificazione Formez PA. Questo webinar in materia di semplificazione amministrativa tratta dell'impatto dei recenti decreti varati dal governo per la gestione dell'emergenza sanitaria da Covid-19 sui provvedimenti amministrativi, con un particolare riferimento al decreto rilancio, ed è un'attività del progetto PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020, supporto all'operatività della riforma in materia di semplificazione che Formez PA realizza su mandato del Dipartimento della Funzione Pubblica. Intanto vediamo insieme quali sono state le attività realizzate dal progetto fino al dicembre 2019. Per il nostro progetto supporto all'operatività della riforma in materia di semplificazione abbiamo svolto diverse attività di formazione in presenza e a distanza, ben 95 eventi di sensibilizzazione e formazione che hanno coinvolto più di 18.000 partecipanti e più di 1.800 amministrazioni. Si sono costituiti 7 centri di competenza regionali per la semplificazione nelle regioni della Calabria, Campania, Friuli Venezia Giulia, Molise, Sardegna, Sicilia e Umbria. Si sono svolti lavori di affiancamento e consulenza in presenza e a distanza. Si sono svolte 12 indagini di verifica e monitoraggio dell'attuazione delle misure di semplificazione e infine è nata la nostra comunità di pratica sulla piattaforma rete.italiasemplice.gov.it, una rete di esperti, una comunità di pratica per la messa in rete delle competenze nell'attuazione di interventi di semplificazione. Questi sono stati i nostri webinar e seminari. Le tematiche trattate sono andate dalla conferenza dei servizi alla modulistica unificata e standardizzata, il ruolo del SUAP, del SUE, il ruolo del SUAP nella trattazione del Covid-19, la notifica sanitaria, semplificazione per le imprese certificate, ambiente e digitalizzazione. Tutto questo lo potete trovare nella pagina di Eventi PA al nodo 17455. Troverete l'elenco con la breve descrizione di tutti i nostri eventi e seminari. Cliccando su ogni evento potete poi arrivare alla pagina di eventi dedicata e lì scaricare il materiale che è stato utilizzato dagli esperti. Andiamo poi a quali sono adesso invece le attività pensate per questo nuovo ciclo, per questa nuova ripartenza. Ecco, abbiamo pensato alla semplificazione per la ripresa, per agevolare la ripresa economica. Infatti occorre attuare tempestivamente le semplificazioni delle procedure autorizzatorie con l'attuazione di norme a salvaguardia della salute dei lavoratori e dell'ambiente. Per questo motivo le amministrazioni andranno supportate per l'utilizzo della conferenza di servizi semplificate, per l'applicazione del silenzio assenso, per la riduzione dei controlli ex ante e magari un aumento dei controlli ex post. Intanto vi consiglio anche di leggere un articolo molto interessante che troverete nelle nostre risorse, nelle pagine di eventi dei nostri webinar, dall'amministrazione dell'emergenza all'amministrazione della ricostruzione, responsabilità, controlli e tempestività. Abbiamo pensato dunque a un ciclo di webinar dalla sospensione alla ripresa, per coinvolgere l'amministrazione nel rilancio delle autorizzazioni per riprendere le proprie attività. Dunque, per fornire strumenti utili per dare risposte tempestive a queste imprese che vogliono ripartire o che vogliono partire da zero dopo questo momento. E infatti noi dall'11 di maggio abbiamo portato avanti una serie di webinar, che hanno trattato la tematica della conferenza dei servizi semplificata, il silenzio assenso, l'autorizzazione unica ambientale, il provvedimento autorizzatorio unico regionale. Ora, i prossimi eventi riguardano l'approfondimento per quanto riguarda l'AUA e l'approfondimento sul PAUR, e ci saranno rispettivamente il 2 e il 9 luglio. Dunque vi consiglio di tenere sempre di guardare sempre il calendario di eventi per potervi iscrivere a questi, e comunque sarete sempre avvisati attraverso la nostra newsletter.
Andiamo all'incontro di oggi, che è rivolto principalmente al personale coinvolto nel rilascio delle autorizzazioni per le attività di impresa e a tutti gli interessati di questa tematica. Dunque, dopo l'accoglienza e l'inizio dei lavori, ci sarà l'intervento di Carmen Iovone, che ci parlerà delle misure acceleratorie di semplificazione previste dal decreto legislativo 19 maggio 2020, numero 24, il decreto rilancio, e poi con Massimo Pugioni dei risvolti pratico-applicativi delle misure emergenziali sul campo di competenza degli sportelli unici. Andiamo agli strumenti a vostro supporto, prima di lasciare la parola ai relatori. Ricordo che nella chat potete trovare il supporto, sarò io presente dunque per tutte le indicazioni, ma anche potete scrivere tutte le domande che poi saranno riportate ai nostri relatori per la seconda e ultima parte del nostro webinar. Prima di lasciarvi, vi ricordo che come al solito, tutta la registrazione e le slide saranno presenti al nodo 243468, la pagina nella quale vi siete anche iscritti, poi lo scriverò anche nella chat. Dunque, nel corso della giornata, al massimo domani mattina, troverete tutto il materiale utile. A questo punto non mi resta che augurare un buon lavoro a tutti voi, lasciare la parola alla nostra relatrice e augurarvi ancora buon lavoro. Prego, Carmen, a te. Bene, buongiorno a tutti e benvenuti a questo webinar dedicato al tema della normativa emergenziale sulla disciplina del procedimento amministrativo. Perché abbiamo ritenuto opportuno fare un poco il punto su queste numerose disposizioni che dall'inizio della fase emergenziale si sono succedute? Perché effettivamente la mole delle norme ha anche creato, come dire, un po' di disorientamento, non soltanto da parte di coloro che, come dire, studiano e interpretano le disposizioni normative all'interno dei procedimenti amministrativi, ma anche per gli operatori del settore. Quindi questa normativa emergenziale è costituita sostanzialmente da questi tre blocchi. Uno è il decreto legge numero 18 del 2020, noto come decreto Cura Italia, che è già stato convertito con modificazioni dalla legge numero 27 2020. Faccio riferimento anche a questo aspetto delle leggi di conversione perché in sede di conversione questi provvedimenti hanno, come dire, numerose modifiche, integrazioni, quindi le norme sono destinate anche ad avere un aumento nella loro consistenza numerica. Poi abbiamo avuto il decreto legge numero 23 del 2020, cosiddetto decreto liquidità, che è stato convertito recentemente il 5 giugno con la legge numero 40. E poi abbiamo questo decreto rilancio numero 34, misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politica sociale, sempre connesse all'emergenza epidemiologica. Il decreto rilancio è ancora in fase di conversione, probabilmente diciamo nel mese di luglio avremo anche la versione definitiva di quest'ulteriore blocco di norme. Ecco, come è stato evidenziato, si tratta dai vari commentatori su queste disposizioni, si tratta di un provvedimento molto simile per vastità di contenuti e per gli impegni di spesa previsti a quelli che recano le manovre finanziarie annuali. Si tratta quindi di circa 266 articoli. Quindi certamente, ecco, primo breve inquadramento della normativa emergenziale vuole essere la premessa che cosa? Che ovviamente in questa sede, in questo webinar, non ci potrà essere nessuna, diciamo, finalità di esaustività sulle varie misure contenute in tutti questi provvedimenti, ma focalizzeremo la nostra attenzione su alcune disposizioni ritenute particolarmente, diciamo, significative. Una di queste è proprio l'articolo 264 del decreto rilancio, rubricato liberalizzazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi in relazione all'emergenza sanitaria.
La norma, ecco, qual è il contenuto e la finalità? È quella di garantire la massima semplificazione, l'accelerazione dei procedimenti amministrativi e la rimozione di ogni ostacolo burocratico nella vita dei cittadini e delle imprese in relazione all'emergenza Covid-19. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sancisce il comma 1, e fino al 31 dicembre 2020. Quindi l'entrata in vigore, ai sensi dell'articolo 266 del decreto rilancio, è praticamente fissata dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, quindi il provvedimento ha diciamo, decorrenza dal 19 maggio fino al 31 dicembre. Questa norma vedremo che ha una serie di principi e di interventi che tagliano trasversalmente molti istituti di semplificazione da tempo già presenti nel nostro ordinamento in base alla legge 241 del 90 e anche rispetto alle disposizioni in materia di documentazione amministrativa. Quindi quali sono queste misure acceleratorie? In primo luogo è il comma 1 lettera A che sancisce il seguente principio. Nei procedimenti avviati su istanza di parte, aventi ad oggetto l'erogazione di benefici economici comunque denominati, indennità, prestazioni previdenziali assistenziali, erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni e sospensioni da parte di pubbliche amministrazioni, sempre in relazione all'emergenza sanitaria, si amplia la possibilità di utilizzare le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atti notori. Quindi l'ambito di intervento è sempre circoscritto al discorso della necessità e urgenza di fronteggiare questa esigenza di rendere più semplice l'erogazione di tutti questi benefici che abbiamo appena enunciati. Quali sono queste misure acceleratorie? C'è un ampliamento del ricorso all'autocertificazione, in quanto la disposizione sempre dell'articolo del comma 1 lettera A, sempre dell'articolo 264, stabilisce che le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del DPR 445 del 2000 sostituiscono ogni tipo di documentazione comprovante tutti i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti dalla normativa di riferimento, anche in deroga ai limiti previsti dagli stessi o dalla normativa di settore, fatto comunque salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo numero 159 del 2011. Pertanto, qual è l'elemento di novità? È costituito dal fatto che appunto il decreto rilancio ha sancito questa applicazione generale delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, anche in deroga ai limiti, no, previsti dalla normativa di riferimento, con il solo rispetto del codice antimafia e delle misure di prevenzione stabilite dal codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, perché ovviamente in questo caso l'interesse pubblico prevalente è quello del massimo rispetto di questa normativa antimafia, quindi su quello non ci sono aspetti di deroga o di ampliamento da parte del decreto rilancio. Ovviamente questo aspetto di una maggiore possibilità di ricorrere all'autocertificazione implica che cosa? Un rafforzamento di efficaci controlli ex post.
Proprio in questo senso c'è una modifica all'articolo 71 del DPR, sempre recante il numero 445 del 2000, recante le disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, in quanto l'articolo 71,1 è stato modificato in questo senso, cioè che le amministrazioni sono tenute ad effettuare idonei controlli anche a campione in misura proporzionale al rischio e all'entità del beneficio e nei casi di ragionevole dubbio sulla veridicità delle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47, anche successivamente all'erogazione dei benefici, comunque denominati per i quali sono rese le dichiarazioni. Quindi, in sostanza, in un sistema in cui, come alcuni commentatori hanno rilevato, la pubblica amministrazione, più che autorizzare, controlla, devono, proprio perché la procedura è basata su un incisivo meccanismo di autocertificazione, si devono, come dire, rafforzare, intensificare i controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni e su quelli ex post. Un altro elemento finalizzato a rafforzare questo meccanismo sanzionatorio è quello dell'articolo 75,1 bis del DPR sempre 445 del 2000, decadenza dai benefici. La dichiarazione mendace, sancisce la disposizione, comporta la revoca degli eventuali benefici già erogati, nonché il divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di 2 anni, decorrenti da quanto l'amministrazione ha adottato l'atto di decadenza. L'inciso, restano comunque fermi gli interventi anche economici in favore di minori e per le situazioni familiari e sociali di particolare disagio. Quindi, qual è la finalità di questa modifica all'articolo 71? I comportamenti scorretti devono essere disincentivati dall'adeguata probabilità di essere colti in fallo. Quindi l'amministrazione ha un onere di controllo molto pervasivo ed efficace e dà adeguate sanzioni anche a livello penale. Infatti, l'altra modifica è praticamente l'aumento della sanzione penale, in quanto la sanzione ordinariamente prevista dal codice penale è aumentata da un terzo alla metà. Quindi il primo bilancio che noi possiamo fare, la prima valutazione, insomma, di massima che noi possiamo fare su questo rafforzamento del meccanismo dell'autocertificazione è il bilanciamento che il legislatore ha cercato di delineare e di definire con questo rafforzamento del sistema sanzionatorio. Ma vediamo, oltre a questa previsione sancita in materia di autocertificazione, l'articolo 264 contiene altri elementi di novità che ci portano a questo punto ad esaminare alcune previsioni della disciplina generale del procedimento amministrativo, la legge numero 241 del 90, laddove appunto viene disciplinato il potere di autotutela della pubblica amministrazione. Quindi c'è, come dire, anche qui un intervento per cercare di rendere maggiormente incisiva e anche per rendere
per dare maggiore certezza anche alle situazioni giuridiche soggettive, la norma, l'articolo 264,1 lettera B, come vedete nel titolo della slide, riduce da 18 a 3 mesi il termine massimo ragionevole entro il quale l'amministrazione può esercitare il potere di annullamento d'ufficio del provvedimento illegittimo in autotutela, ai sensi appunto la norma di riferimento della legge generale sul procedimento amministrativo e l'articolo 21 nonies, purché sussistano ragioni di interesse pubblico. Quindi ovviamente c'è sempre questa ottica di bilanciamento tra interessi contrapposti, cioè l'interesse pubblico alla legittimità dell'azione amministrativa, ma anche l'interesse del destinatario del provvedimento ad avere un'adeguata certezza e sicurezza delle proprie posizioni soggettive. Ecco, il termine da quando decorre? Decorre dalla adozione del provvedimento espresso, ovvero dalla formazione del silenzio assenso. Vi ho riportato anche la formulazione dell'articolo 21 octies della legge 241, che appunto stabilisce che è annullabile il provvedimento amministrativo adottato in violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza. Non è invece annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento e sulla forma degli atti, qualora per la natura vincolata del provvedimento sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. Ho cercato cioè di accompagnare l'illustrazione di queste modifiche anche riportando talvolta il testo delle norme, perché è molto faticoso, come dire, leggere questi testi normativi di questa normativa emergenziale sul procedimento, che hanno tantissimi rinvii normativi ad altre leggi, e talvolta ecco, il quadro diventa non di immediata comprensione. Quindi l'ho fatto a fini di maggiore chiarezza del ragionamento che stiamo sviluppando insieme. Sempre nell'ottica di queste misure acceleratorie con riferimento ai poteri di autotutela della PA, praticamente questo comma 1 lettera B mantiene salva l'annullabilità di ufficio anche dopo il termine di 3 mesi, qualora i provvedimenti amministrativi siano stati adottati sulla base di false rappresentazioni di fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà o mendaci per effetto di condotte costituente reato, accertate con sentenza passata in giudicato, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali. Quindi, ancora una volta, c'è sempre quest'ottica di bilanciamento da parte del legislatore per favorire l'intervento in autotutela della pubblica amministrazione di fronte a un comportamento non veritiero su quanto è stato attestato da parte del richiedente. Ecco, poi abbiamo la lettera D, con riferimento, quindi abbiamo visto l'istituto dell'annullamento, e qui invece la lettera D del comma 1 dell'articolo 264 fa riferimento all'istituto della revoca, quindi è l'articolo 21 quinquies della legge 241 del 90, per cui la disposizione limita fino al 31 dicembre 2020, quindi siamo in quella parte delle disposizioni che hanno natura transitoria, il potere di revocare in autotutela i provvedimenti di erogazione dei benefici economici, i sussidi, quelli che abbiamo elencati in precedenza e che sono contenuti nella lettera A, alla sola ipotesi di eccezionali ragioni di interesse pubblico sopravvenute. Quindi anche in questo caso prevale un'esigenza di maggior
favore da parte, nei confronti del richiedente i benefici e i contributi, per cui la possibilità di revoca è circoscritta solo a ragioni di interesse pubblico sopravvenute. Poi abbiamo una disposizione sempre sulla riduzione dei termini, quindi non si va a toccare il contenuto dell'istituto, in questo caso della SCIA, nella sua formulazione sancita dall'articolo 19 della legge 241 del 90, ma praticamente si riduce a 3 mesi l'adozione eventuali provvedimenti di divieto di prosecuzione o sospensione di attività intraprese conseguenti all'emergenza sanitaria sulla base di una SCIA, qualora l'amministrazione accerti la carenza dei requisiti e dei presupposti richiesti. Quindi anche in questo caso la riduzione temporale è legata alla necessità di questo, per l'adozione di questo provvedimento di divieto e di prosecuzione è legato sempre alla mancanza di requisiti e presupposti richiesti ai fini di una maggiore tempestività anche di questa attività di verifica da parte della pubblica amministrazione. Poi abbiamo una disposizione che riguarda un altro importante istituto di semplificazione, che è quello dell'articolo 17 bis della legge 241, il silenzio assenso endoprocedimentale. E in questo caso la norma di riferimento è sempre il comma 1 alla lettera E. Quindi si stabilisce che il responsabile del procedimento, nelle ipotesi di cui all'articolo 17 bis, ovvero all'articolo 14 bis, quindi le conferenze di servizi in modalità asincrona e in modalità simultanea, il responsabile del procedimento è tenuto ad adottare il provvedimento conclusivo entro 30 giorni dal formarsi del silenzio assenso. Quindi, laddove è necessario acquisire assensi, concerti o nulla osta di amministrazioni pubbliche o gestori di beni o servizi pubblici o nel caso delle conferenze simultanee o semplificate, una volta formatosi il silenzio assenso endoprocedimentale, il responsabile del procedimento deve adottare il provvedimento conclusivo entro 30 giorni, proprio al fine di accelerare questa conclusione del procedimento stesso. E ovviamente qui ho voluto riportare solo, come dire, come dato di contesto, ma che sicuramente tutti voi conoscerete, la novità che con l'articolo 17 bis è stato introdotto nel corpus normativo dell'articolo 241 del 90, cioè il nuovo paradigma procedurale, come lo ha in maniera esemplare precisato il Consiglio di Stato nel parere della Commissione speciale del 13 luglio 2016 che vi ho richiamato. Ho voluto far riferimento a questo proprio perché a questo passaggio che è ormai acquisito nella nostra prassi amministrativa, proprio perché mi sembrava importante per far capire un po' il passaggio di prospettiva che con l'articolo 264,1 lettera E il legislatore ha voluto imprimere a questo tipo di procedimento. Quindi, diciamo, fino ad ora abbiamo visto un intervento a carattere abbastanza trasversale sugli istituti di semplificazione del procedimento amministrativo. La finalità è chiara e quindi non dobbiamo ulteriormente ribadirla. C'è questa disposizione che attiene invece agli interventi edilizi. Certamente questa è una norma più complessa dal punto di vista
della formulazione e dei richiami in essa contenuta. Anche perché all'interno di questa norma, cioè l'articolo 264,1 lettera F, accanto a una logica di semplificazione c'è anche una finalità di parziale liberalizzazione degli interventi edilizi necessari ad assicurare l'ottemperanza delle misure di sicurezza prescritte per far fronte all'emergenza sanitaria. Quindi si tratta di opere contingenti e temporanee destinate in larga misura ad essere rimosse con la fine dello stato di emergenza. Questi interventi, anche edilizi contemplati dalla lettera F, sono comunque ammessi nel rispetto delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di tutela da rischio idrogeologico e di tutela dei beni culturali e del paesaggio. Quindi questo è sempre chiaramente l'ottica del bilanciamento nell'intervento del legislatore tra l'interesse alla semplificazione e liberalizzazione nel rispetto e nella massima tutela di alcuni interessi pubblici ritenuti comunque prevalenti, quelli che abbiamo appena elencato. La disposizione cosa stabilisce? È proprio il contenuto di questo comma 1 lettera F, che gli interventi per i quali è previsto un titolo abilitativo sono sottratti ad ogni forma di autorizzazione e si può procedere attraverso una comunicazione all'amministrazione comunale di avvio dei lavori asseverata da un tecnico abilitato, la CILA. Quella che appunto come acronimo si definisce CILA, ai sensi dell'articolo 6 bis del DPR numero 380 del 2001. La CILA deve essere corredata da una dichiarazione del soggetto interessato attestante che si tratta di opere necessarie all'ottemperanza alle misure di sicurezza prescritte per far fronte all'emergenza da Covid-19. Tali interventi devono essere diversi da quelli disciplinati dall'articolo 6, rubricato attività edilizia libera, ai sensi del DPR numero 380 del 2001 del testo unico edilizia, in quanto questi ultimi interventi non sono soggetti ad alcuna comunicazione amministrativa. Che cosa si prevede sempre in questa norma specifica che è sia, abbiamo detto, di semplificazione ma anche di liberalizzazione a proposito degli interventi edilizi? Che la norma prevede l'eventualità del mantenimento di queste opere realizzate se conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente, potrà l'interessato, cioè il soggetto che ha realizzato quest'opera, chiedere all'amministrazione comunale il mantenimento dell'opera entro il 31 dicembre 2020. L'ente locale dovrà accertare la conformità dell'opera agli strumenti di pianificazione e fornirà l'assenso per il suo mantenimento. Quindi viene fornita, come dire, una disciplina transitoria di raccordo tra una disciplina a regime e una disciplina a carattere emergenziale, quale è quella delineata dal comma 1 lettera F dell'articolo 264 del decreto numero 34. Ecco, sempre in quest'ottica di mantenere nell'ottica dell'eventuale mantenimento delle opere realizzate, la disposizione prevede che gli eventuali atti di assenso necessari dovranno essere acquisiti con una conferenza di servizi, l'istituto principe, l'istituto diciamo per eccellenza in materia di semplificazione amministrativa e di raccordo endoprocedimentale tra i vari soggetti interessati.
Oltre a questo praticamente aspetto, quindi abbiamo visto in primo luogo per riepilogare, perché può risultare un po' frammentata tutta questa illustrazione, sebbene lo sforzo è quello di accompagnare, ecco, una lettura di questi principi, che ripeto dobbiamo poi vedere in che misura resteranno tali in sede di conversione, cioè bisogna vedere se in sede di conversione del decreto legge ci saranno eventuali novità, ma di questo avremo sempre poi modo di rifare il punto a tempo opportuno, quando questo si sarà verificato. Ecco, l'altro profilo è legato al CAD, al codice dell'amministrazione digitale, quindi il decreto legislativo numero 82 del 2005, e parliamo quindi dell'articolo 264,2. Ovviamente questa norma del codice dell'amministrazione digitale attiene in particolare a quest'articolo 50, il tema da tempo oggetto di studio, interventi normativi della disponibilità dei dati da parte delle pubbliche amministrazioni. Quindi il comma 2, lettera B, numero 1, cosa prevede? Che la possibilità che la modalità di svolgimento dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atti notori, ai sensi dell'articolo 71 del DPR 445 del 2000, che abbiamo richiamato in precedenza, dovrà effettuarsi mediante consultazione diretta degli archivi informatici dell'amministrazione certificante. Quindi è il grande tema delle banche dati e della interoperabilità delle stesse. Quindi la previsione inoltre risulta integrata dal comma 2 lettera D, dove si sancisce che la pubblica amministrazione, nell'ambito di verifiche, ispezioni e controlli comunque denominati su attività dei privati, non può richiedere la produzione di informazioni, atti o documenti in possesso della stessa o di altra pubblica amministrazione e la conseguente nullità di ogni sanzione disposta per omessa esibizione. Quindi in realtà questa previsione, che viene nuovamente richiamata nella lettera D, e conferma in buona sostanza un principio già dettato in materia di autocertificazione dall'articolo 18 della legge 241 del 90. Quindi diciamo in questo caso il legislatore ha voluto ribadire questo principio, ma che è un principio già contenuto nel nostro ordinamento, nella disciplina generale sul procedimento amministrativo. Ecco, sempre in quest'ottica del rafforzamento della interoperabilità dei dati, delle comunicazioni tra le varie banche dati, c'è questa disposizione che attiene alla piattaforma digitale nazionale dati, che si passa praticamente da una fase di sperimentazione, qui siamo al comma 2 lettera C, una fase di sperimentazione legata alla figura di un commissario straordinario per l'attuazione dell'agenda digitale, a una fase di gestione di questa piattaforma che resta in capo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che è il soggetto promotore di questo strumento e che è finalizzata a favorire la conoscenza e il patrimonio informativo detenuto da una pubblica amministrazione per finalità istituzionali. Quindi anche questo è un segnale molto forte, inequivocabile, da parte del legislatore di procedere in un'ottica di massima condivisione dei dati tra le pubbliche amministrazioni attraverso i rispettivi archivi informatici. Sempre in questa
ottica, in questa prospettiva, è anche la previsione normativa contenuta al comma 2, lettera B e comma 3. Mi dispiace se vi stanco un pochino con tutti questi richiami a norme e commi, ma la disposizione è articolata in questo modo, ho cercato anzi di rendere, come dire, l'illustrazione il più possibile fluida, fare un ragionamento pur nel limitato tempo che abbiamo a nostra disposizione. Ecco, diciamo, scusate l'inciso, si prevede la predisposizione di accordi quadro entro 120 giorni dall'entrata in vigore del decreto per assicurare la fruizione dei dati in possesso delle amministrazioni certificanti alle pubbliche amministrazioni e gestori di servizi pubblici, nonché ai soggetti privati che vi consentono, con le modalità di cui all'articolo 71,4, sempre del DPR sulla documentazione amministrativa. Quindi questo è un altro aspetto, quindi di questa diciamo intervento di semplificazione dei procedimenti amministrativi, un rafforzamento dell'amministrazione digitale. Ecco, la norma finale è sicuramente una norma di notevole impatto applicativo, in quanto il comma 4 prevede che le disposizioni del presente articolo attengono ai livelli essenziali delle prestazioni, di cui all'articolo 117,2 lettera M della Costituzione, e prevalgono su ogni diversa disciplina regionale. Questo è un tema, diciamo, che è stato ampiamente esaminato, commentato, analizzato dopo la riforma del titolo V della Costituzione e che oggi risulta supportato dalla giurisprudenza costituzionale, che su questo tema dei livelli essenziali delle prestazioni, inizialmente con l'entrata in vigore del titolo V, era soprattutto relativo ai livelli essenziali in materia di salute e sanità, in realtà nel corso del tempo, come noi abbiamo avuto modo di verificare, è stato esteso anche agli istituti di semplificazione del procedimento amministrativo, in quanto ho richiamato una delle molte sentenze della Corte Costituzionale proprio per dare, come dire, un supporto interpretativo a questo ragionamento che altrimenti potrebbe apparire un po' troppo teorico. Quindi i livelli essenziali delle prestazioni, cosa ha detto il giudice delle leggi? Che si tratta non tanto di una materia in senso stretto, cioè non è una materia come l'urbanistico, ma di una competenza del legislatore statale idonea ad investire tutte le materie in relazione alle quali il legislatore stesso deve poter porre le norme necessarie per assicurare a tutti sull'intero territorio nazionale il godimento di prestazioni garantite come contenuto essenziale di tali diritti, senza che il legislatore regionale possa limitarle. Quindi ha un carattere trasversale la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni, proprio perché alla base di questo ragionamento cosa c'è? Che il nostro ordinamento, per quanto caratterizzato da un livello di autonomia molto forte, è comunque un ordinamento a carattere unitario, per cui lo Stato si deve far carico di garantire, di assicurare sull'intero territorio nazionale prestazioni uguali. Quindi da questo punto di vista l'applicazione di questo istituto dei livelli essenziali all'attività amministrativa è stata ben spiegata dal Consiglio di Stato in una serie di pareri, con cui il Consiglio di Stato appunto ha affermato che l'attività amministrativa può assurgere proprio alla qualifica di prestazione della quale lo Stato è competente a fissare un livello essenziale per garantire il mantenimento di un'uniformità di trattamento sul piano dei diritti di tutti i soggetti, pur in un sistema caratterizzato da un livello di autonomia regionale e locale decisamente accresciuto dopo la riforma del titolo V. Ecco, diciamo, il senso di questa riflessione qual è? È che anche l'attività amministrativa richiede, come dire, degli standard uniformi
sull'intero territorio nazionale proprio per garantire uguali possibilità di accesso, uguali possibilità di prestazioni da parte del cittadino, dell'impresa che si rivolge ad una pubblica amministrazione. Questo aspetto dei livelli essenziali delle prestazioni è molto importante perché ha rappresentato proprio un'evoluzione interpretativa delle disposizioni stabilite a livello costituzionale dopo la riforma del titolo V. In realtà, ecco, questa previsione si lega a questo principio anche di sussidiarietà, principio di sussidiarietà sul quale molti di voi avranno avuto modo di esaminarne gli impatti applicativi e che è stato ben definito dalla Corte Costituzionale con una sentenza sempre abbastanza storica, molto commentata, che è la sentenza numero 303 del 2003, con cui questo principio di sussidiarietà giustifica che cosa? Qualsiasi intervento dello Stato per decisioni che non possono essere frammentate sul territorio nazionale. Quindi, per concludere questo ragionamento finale legato al comma 4 dell'articolo 264, ma che è assolutamente rilevante dal punto di vista ordinamentale, è che questa previsione, in base alla quale anche le disposizioni contenute nel decreto legge costituiscono livelli essenziali delle prestazioni, risulta giustificata dalla necessità di far fronte all'emergenza sanitaria ed economica in essere in maniera unitaria, cioè bisogna che queste previsioni che abbiamo appena esaminato e che vanno dall'edilizia all'autocertificazione ai controlli ex post devono avere un'applicazione omogenea e unitaria su tutto il territorio nazionale. Da qui la necessità di qualificare questi interventi come livelli essenziali delle prestazioni. Quindi quest'ultima previsione ci fa comprendere come l'intervento del legislatore, pur giustificato da necessità e urgenza, ha un impatto a carattere ordinamentale, sia a livello statale che a livello regionale. Spero di essere stata abbastanza chiara, mi sono sforzata di accompagnarvi nella lettura di queste norme che non è di immediata, per i vari richiami e rinvii normativi a volte risulta molto, un pochino complessa. Spero di aver raggiunto questo obiettivo e vi ringrazio davvero per l'attenzione e non voglio sottrarre tempo al collega ingegner Massimo Puggioni che tratterà altri elementi di grande interesse su questo tema della normativa emergenziale. Grazie Carmen, buongiorno a tutti. Ora, dopo questa introduzione che è stata sicuramente utilissima per inquadrare la questione, la materia della normativa degli impatti della normativa emergenziale sulla disciplina del procedimento amministrativo, entriamo un po' nel merito di quelli che sono gli impatti di questa normativa, con un taglio un pochino più pratico, per le attività soprattutto degli sportelli unici, per le attività produttive, per l'edilizia, quelle che sono le istanze quotidiane che provengono con più frequenza dal mondo delle imprese e dei cittadini su queste materie. Allora iniziamo a fare un piccolo salto indietro sull'articolo 103 del decreto Cura Italia, del decreto legge numero 18 del 17 marzo del 2020, che ha disposto la sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi e gli effetti degli atti amministrativi in scadenza. Intanto possiamo dire che questo è un decreto che è stato già convertito in legge. Quindi il testo che vediamo è definitivo e non è soggetto a una successiva modifica in sede di conversione. Questo articolo ha stabilito che ai fini del computo dei termini ordinatori, operentori, propedeutici, endoprocedimentali,
finali ed esecutivi relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio. Vedete, questa prima frase ha una dicitura molto generale, per cui sta parlando di tutti i termini, di tutti i procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio pendenti alla data del 23 febbraio o iniziati successivamente da tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella dell'inizialmente la norma prevedeva il 15 aprile, successivamente l'articolo 37 del decreto legge 23 dell'8 aprile 2020 l'ha prorogata al 15 maggio. Pertanto, dal 23 febbraio al 15 maggio, la norma ci dice non si tiene conto del periodo compreso tra queste due date e quindi sostanzialmente i procedimenti sono stati sospesi. E quando i procedimenti sono sospesi, questo significa che al termine, quindi dopo il 15 maggio 2020, ormai più di un mese fa, i termini hanno ripreso a decorrere. Questo vuol dire che non dobbiamo ricalcolare i termini a partire dal 16 maggio, quindi all'indomani del termine della sospensione integralmente, ma sottraendo, diciamo, o meglio tenendo conto del termine che era già decorso prima del 23 febbraio, perché gli effetti della sospensione sono quelli per cui si tiene conto del periodo che è già decorso, diversamente dall'interruzione in cui io avrei ricalcolato integralmente il termine successivamente al termine dell'interruzione, ma ripeto, non è un'interruzione, è una sospensione. Sono prorogati o differiti per il tempo corrispondente i termini di formazione della volontà conclusiva dell'amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall'ordinamento. Questo significa che dal momento in cui ovviamente i termini dal 23 febbraio al 15 maggio erano sospesi, non poteva formarsi alcun silenzio assenso, alcun tacito assenso, sia diciamo interno tra amministrazioni ai sensi del 17 bis o nell'ambito delle conferenze di servizi, sia per quanto riguarda il silenzio assenso di quell'articolo 20 che si forma nei confronti direttamente del cittadino. Sempre questo articolo 103 del decreto Cura Italia ha previsto, vedete, questo comma 2 è stato radicalmente riscritto in sede di conversione in legge del decreto. Ci dice che tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni e atti abilitativi comunque denominati, anche questo ha una portata assolutamente generale sugli atti abilitativi e certificazioni di qualunque natura, compresi i termini di inizio e di ultimazione lavori edilizi, quindi di quell'articolo 15 del DPR 380 del 2001 in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio del 2020, conservano la loro validità per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. Questo significa che tutti i termini che sono scaduti o scadranno fino al 31 luglio, dal 31 gennaio di quest'anno, sono prorogati per 90 giorni successivi alla cessazione dello stato di emergenza, che dovrebbe essere il 31 di luglio. Speriamo tutti non ci siano proroghe da questo punto di vista. Per cui se rimangono le cose così, per i 90 giorni, parliamo di fine agosto, settembre, ottobre, dovrebbero essere prorogati alla fine del mese di ottobre, appunto, salvo un'ulteriore proroga. Questo, diciamo, è abbastanza semplice da comprendere per quanto riguarda certificati e atti abilitativi in scadenza, ma anche per quanto riguarda i lavori edilizi, noi sappiamo che, secondo la disposizione del DPR 380 del 2001, per le opere soggette a permesso di costruire, i lavori devono iniziare entro un anno dal rilascio del titolo e si devono concludere entro i 3 anni successivi all'inizio dei lavori. Quindi questo termine sia di inizio che di fine lavori, calcolato come ho appena richiamato,
ricade tra il 31 gennaio e il 31 luglio, è prorogato secondo quello previsto, diciamo, da questo comma. La disposizione si applica anche alle SCIA, alle segnalazioni certificate di agibilità, nonché alle autorizzazioni paesaggistiche, alle autorizzazioni ambientali comunque denominate. Il medesimo termine si applica anche al ritiro dei titoli abilitativi edilizi comunque denominati, rilasciati fino alla cessazione dello stato di emergenza. Quindi c'è una generale proroga della validità di tutti i titoli abilitativi. Guardate che il fatto di aver citato qui le SCIA, le agibilità, le autorizzazioni paesaggistiche, le autorizzazioni ambientali, non prendetelo come una elencazione esaustiva, ma semplicemente esemplificativa, perché bastava la formulazione generica con cui del primo periodo tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati. La disposizione ha carattere assolutamente trasversale e si applica a tutti i titoli abilitativi, anche se non sono elencati in questo secondo periodo. Non fate l'errore, come che spesso si fa quando si parla di norme di semplificazione, che per loro natura hanno chiaramente una validità trasversale e non possono citare tutti, diciamo, i campi normativi a cui si applicano, di ritenere che siccome un caso specifico non è citato nel secondo periodo, a quello non si applichi la proroga del termine di validità del titolo, perché è assolutamente generale questa disposizione. Ancora, il comma 2 bis, che è stato sempre aggiunto con la legge di conversione, prevede che il termine di validità, nonché i termini di inizio e fine lavori previsti dalle convenzioni di lottizzazione e di quell'articolo 28 della legge urbanistica, ovvero da accordi similari contenuti ovviamente nelle norme regionali di disciplina della medesima materia, nonché i termini dei relativi piani attuativi e di qualunque altro atto ad esso propedeutico che scadono tra il 31 gennaio e il 31 luglio, sono prorogati di 90 giorni. La disposizione è del tutto speculare a quella del comma 2, salvo che qui il termine è simile ma è un po' diverso, perché mentre il comma 2 prevede che tutti gli atti abilitativi sono prorogati di 90 giorni per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza, e quindi sostanzialmente sono prorogati tutti quanti dello stesso termine, a prescindere da quando scadono, in questo caso invece tutti questi termini che scadono tra il 31 gennaio e il 31 luglio sono prorogati di 90 giorni rispetto al termine originario di scadenza, e quindi non scadono tutti quanti contemporaneamente. Per quanto adesso entriamo un pochino più nel merito di alcune disposizioni che sono contenute nell'articolo 181 del decreto rilancio e nell'articolo, e poi riprendiamo un attimino le disposizioni in materia di interventi edilizi per l'adeguamento alle disposizioni in materia di contenimento del rischio sanitario, che è stato già affrontato da Carmen, ma cerchiamo di analizzare un pochino più nel dettaglio le ricadute proprio sull'attività degli uffici e chiaramente dei cittadini. L'articolo 181 cosa ci dice? Al fine di promuovere la ripresa delle attività turistiche danneggiate dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, le imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 287 del 1991, titolari di concessioni e autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 4, comma 3 quater del decreto legge 162 del 2019, convertito con modificazioni, sono esonerati dal 1 maggio fino al 31 ottobre dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi aerei pubblici o dal canone di quell'articolo 63 del decreto legislativo 446 del 97. Allora, intanto di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando delle imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 287 del 91. Stiamo parlando delle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande. L'articolo 5 della legge 287 del 91 è quella che prevede
le tipologie di esercizi di somministrazione, quindi sostanzialmente i bar, i ristoranti, le caffetterie, esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico. Non stiamo parlando di attività simili che ricadono però in un'altra tipologia di disciplina, quindi non stiamo parlando ad esempio di attività artigianali come possono essere gastronomie, pizzerie da sporto, gelaterie, sempre che ovviamente non siano in possesso di titolo abilitativo per la somministrazione di alimenti e bevande, come è spesso il caso. Non stiamo parlando di esercizi commerciali, quindi di somministrazione non assistita, la cosiddetta somministrazione non assistita che è stata liberalizzata qualche anno fa dal decreto Bersani. Quindi il campo di applicazione è limitato alle imprese di somministrazione di alimenti e bevande. Poi ci dice, tenuto conto, vedete, di quanto previsto l'articolo 4,34 del decreto legge 162 del 2019. Per questo, perché il comma 847 dell'articolo 1 della legge 160 del 2019, cioè del decreto 162 del 2019, prevedeva l'abrogazione della tassa del canone per l'occupazione del suolo pubblico. Ci sta dicendo, limitatamente all'anno 2020, cioè scusate, l'articolo 4,34 del decreto legge 162 del 2019 ci dice che limitatamente all'anno 2020 non ha effetto l'abrogazione prevista dalla legge 160 del 2019, perché la legge 160 del 2019 ha previsto l'abrogazione definitiva della TOSAP e della COSAP, ma limitatamente all'anno 2020 questo è stato sospeso. E ad ogni modo, tutte queste attività sono esonerate dal 1 maggio fino al 31 ottobre dal pagamento della tassa o del canone per l'occupazione del suolo pubblico. Quindi, come pr una prima semplificazione, è l'esenzione dal pagamento di quanto dovuto. A far data dallo stesso termine qui al comma 1, quindi dal 1 maggio del 2020 fino al 31 ottobre, questa è una disposizione transitoria, le domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico, ovvero di ampliamento delle superfici già concesse, sono presentate in via telematica all'ufficio competente dell'ente locale con allegata la sola planimetria in deroga al DPR 160 e senza applicazione dell'imposta di bollo. Cosa ci sta dicendo? Ci sta dicendo che questa qui, vedete, in realtà è una disposizione che sembrerebbe avere, almeno ad una prima lettura, un campo di applicazione più ampio rispetto a quella del comma 1, perché il comma 1 ha esentato dal pagamento della TOSAP e della COSAP le imprese di somministrazione di alimenti e bevande, mentre la disposizione di cui al comma 2 è generale e ci dice, guardate, che in tutto questo periodo, dal 1 maggio fino al 31 ottobre, tutte le domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico o di ampliamento non passano per il SUAP. Vedete, in deroga al decreto al DPR 160 del 2010, vuol dire non transitano per il SUAP, ma vanno direttamente all'ufficio competente per l'ente locale. Questo è probabilmente voluto perché in via transitoria, diciamo, si eviti un ulteriore passaggio che potrebbe in alcuni casi anche allungare l'iter procedimentale. Vengono presentati in via telematica, l'unico allegato che si può chiedere è la planimetria dell'area da occupare e sono esentati dall'imposta di bollo. Quindi questo già è come dire, è una semplificazione che ha più ampio spettro rispetto a quella prevista dal comma 1. Ecco, è interessante a questo proposito vedere quello che ha scritto l'ANCI in una nota di indirizzo specifica proprio di chiarimenti sull'articolo 181 del decreto di rilancio. L'ANCI cosa fa? Fa un parallelo, o meglio, legge insieme la disposizione di quell'articolo 181, comma 2 in particolare, che riguarda appunto il rilascio di nuove concessioni o l'ampliamento delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico, con quello che è previsto dall'articolo 264, commi 1 e 2, in materia di semplificazione dei procedimenti amministrativi di ampliamento delle fattispecie oggetto di autocertificazione.
che è appunto il tema che è stato trattato da Carmen prima di me. Sostanzialmente, che cosa ci sta dicendo? Ci dice che la natura del procedimento rimane autorizzatoria, cioè la concessione per l'occupazione di suolo pubblico rimane un atto che rientra nel regime amministrativo di un procedimento autorizzatorio, cioè l'ente deve rilasciare un provvedimento che autorizza appunto all'occupazione del suolo pubblico. Però ciò può configurarsi, vedete, anche nel caso di una domanda fatta con autocertificazione ex articolo 46 e 47 del DPR 445 del 2000. Il controllo e la verifica sul rispetto delle norme inderogabili in materia potrà essere fatto anche a campione successivamente in base alle norme sopra richiamate. Questo significa sostanzialmente cosa ci sta suggerendo l'ANCI, perché poi continua e lo spiega meglio anche nel prosieguo, che l'istante presenta la domanda corredata dalle sue autocertificazioni, che hanno, come abbiamo visto, una portata più ampia anche oltre i limiti previsti dal DPR 445 del 2000, e appunto quanto previsto dal decreto rilancio dà la possibilità all'amministrazione di emettere il provvedimento concessorio, quindi autorizzare l'occupazione del suolo pubblico sulla base delle autocertificazioni prodotte dal richiedente, riservandosi ad una fase successiva la verifica del rispetto, diciamo, e della veridicità delle autocertificazioni. Quindi vedete, ritiene ammissibile la possibilità per i comuni di emettere un provvedimento concessorio accettando una semplice domanda con allegata un'autocertificazione dei richiedenti, attestante ad esempio non in via esaustiva i seguenti stati di fatto e condizioni: il rispetto ai fini dell'occupazione del suolo pubblico delle disposizioni del regolamento comunale e del regolamento di esecuzione, nonché delle disposizioni contenute nel codice della strada e nel relativo regolamento di esecuzione, del regolamento comunale di polizia urbana e edilizia di igiene, la mancata occupazione dello spazio corrispondente alla carreggiata stradale, il rispetto nella posa degli arredi delle modalità esecutive prescritte dal regolamento comunale e di fare saldi i diritti di terzi. Quindi sostanzialmente ci sta dicendo il comune, ricevuta questa istanza, visto la particolare urgenza legata alla contingenza dell'emergenza sanitaria in corso, può rilasciare immediatamente il provvedimento concessorio riservandosi di effettuare le verifiche secondo le modalità che sono stabilite appunto dall'articolo 264 del decreto rilancio. Il controllo e la verifica può essere fatto anche a campione e successivamente. Ancora, sempre l'articolo 181 a sostegno delle imprese di pubblico esercizio. Intanto, siccome ho visto nella chat en passant una domanda, le domande rispondiamo dopo, però qualcuno richiamava il fatto che il titolo dell'articolo è sostegno delle imprese di pubblico esercizio, per cui si potrebbe ritenere che queste comunque sono legate solo all'attività di somministrazione, non, come ho detto prima, nell'accezione di cui al comma 2, anche per altre attività. Vi faccio notare che la dicitura di pubblico esercizio è in realtà abbastanza generica, cioè la dicitura pubblico esercizio cioè, come dire, ricomprende gli esercizi aperti al pubblico, non esclusivamente quelli di quell'articolo 5 della legge 237, che peraltro sono richiamati sia nel comma 1 che nel comma 3. Questo perlomeno è quello che leggo è un po' la mia opinione. Poi se ci saranno dei chiarimenti maggiori, per carità, ben vengano. Ci dice ancora: ai soli fini di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento connesse all'emergenza da Covid-19 e comunque non oltre il 31 ottobre, la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico da parte dei soggetti di cui al comma 1 di strutture amovibili, quali le ore, elementi di arredo urbano, attrezzature pedane, tavolini, sedute e ombrelloni,
purché funzionali alle attività di cui all'articolo 5 della legge 287 del 91, non è subordinata alle autorizzazioni di quegli articoli 21 e 146 del decreto legislativo 42 del 2004. Cosa ci sta dicendo? Intanto qui stiamo parlando di nuovo delle attività di quell'articolo 5 della legge 287, quindi somministrazione di alimenti e bevande. Ci dice che la posa in opera di manufatti temporanei come deore, elementi di arredi urbani, stiamo parlando di vie, piazze, strade e spazi di interesse culturale o paesaggistico, sono esenti sia dall'autorizzazione paesaggistica che dall'autorizzazione per vincolo monumentale o archeologico di cui all'articolo 21 del codice urbani. In realtà, per quanto riguarda l'autorizzazione paesaggistica, a mio parere la disposizione non fa che confermare un'esenzione che era già prevista dal decreto 31 del 2017, ma ne amplia decisamente la portata nel momento in cui esenta in maniera temporanea, perché ricordiamo stiamo parlando sempre solo fino al 31 ottobre di quest'anno, anche dall'autorizzazione della sovrintendenza ai sensi dell'articolo 21 del codice urbani. Vedete? Il punto A17 del DPR 31 del 2017 già prevedeva l'esenzione dalla paesaggistica per installazioni esterne poste a corredo di attività economiche, quali esercizi di somministrazione di alimenti e bevande commerciali, turistico-ricettive e sportive del tempo libero, costituite da elementi facilmente amovibili, quali tende, pedane, paratie laterali, frangivento, manufatti ornamentali, elementi ombreggianti o altre strutture leggere di copertura prive di impianti di parti di muratura o strutture stabilmente ancorate al suolo. Per la posa in opera delle strutture amovibili di cui al comma 3 è inoltre disapplicato il limite temporale di cui all'articolo 6,1 lettera E bis. Questo perché, cosa ci sta dicendo? Oltre all'esenzione dalla paesaggistica, dall'autorizzazione per vincolo, per beni culturali, inoltre è anche disapplicato il termine di 90 giorni. Quindi sostanzialmente questi deor possono essere mantenuti fino al 31 ottobre di quest'anno, anche per più di 90 giorni, perché il limite delle opere contingenti e temporanee che per farle rientrare, diciamo, nella fattispecie dell'edilizia libera, ordinariamente è di 90 giorni, limitatamente a questo periodo fino al 31 ottobre, ricadono comunque in edilizia libera, anche se diciamo, l'installazione dura più di 90 giorni. Infine, riprendiamo un attimino l'articolo 264,1 lettera F del decreto di lancio, che è stato già diciamo, letto in prima battuta dalla collega, giusto per cercare di riflettere un attimino sulla portata di questa disposizione, che come abbiamo visto introduce delle disposizioni transitorie di particolare favore per la realizzazione di interventi edilizi necessari ad assicurare l'ottemperanza alle misure di sicurezza prescritte per far fronte all'emergenza sanitaria da Covid-19. Ora, io mi aspetto che chiaramente questa disposizione sia probabilmente modificata, ma anche chiarita meglio o in fase di diciamo, conversione in legge di questo decreto, o magari con degli atti esplicativi, con una circolare che ci spieghi un po' meglio come dobbiamo interpretarlo. Questo perché? Innanzitutto perché c'è una prima discussione in corso su che cosa significhi, cioè quale sia il limite degli interventi necessari ad assicurare l'ottemperanza alle misure di sicurezza. Perché vi è chi ritiene che sono interventi necessari ad assicurare l'ottemperanza alle misure di sicurezza esclusivamente quelli che diciamo sono volti a ottemperare a degli obblighi previsti da queste disposizioni. Per cui, per esempio, se io devo assicurare un percorso differenziato per l'entrata o per l'uscita dal mio esercizio e attualmente ho solo una porta d'ingresso, non v'è dubbio che aprire una seconda, come dire, porta sia un intervento necessario ad assicurare l'ottemperanza. È dubbio sul fatto che sia, come dire, intervento necessario ad assicurare questa ottemperanza, per esempio l'ampliamento della superficie dell'esercizio per garantire un maggiore distanziamento. Nel dubbio io propendo come dire, a leggerlo con un'accezione il più ampia possibile, perché
però questo è sicuramente già un primo dubbio. Dopodiché ci dice, vedete, questi interventi sono consistenti in opere contingenti e temporanee destinate ad essere rimosse con la fine dello stato di emergenza. E anche qui la discussione che si è, diciamo, scatenata all'indomani dell'approvazione di questo decreto è: ma cosa significa? Stiamo parlando solo di opere contingenti e temporanee nell'accezione storica di questo, per cui sono opere che sono tali nel momento in cui sono facilmente rimovibili, quindi non in muratura, non ancorate stabilmente al suolo, ma con carattere di precarietà, oppure in generale stiamo parlando di tutte le opere che siano destinate ad essere rimosse con la fine dello stato di emergenza, anche se non hanno, diciamo, le caratteristiche fattuali proprie da essere considerate come, diciamo, opere provvisionali. Ad esempio, nell'esempio che vi facevo prima, l'apertura di una porta su un muro sicuramente è una cosa che è di per sé permanente, ma potrebbe essere temporanea in questo momento. Ci dà, la norma ci introduce un regime di CILA, quindi lo assoggetta ad una comunicazione asseverata da tecnico abilitato, corredata da una dichiarazione del soggetto interessato, con cui il soggetto appunto interessato attesta che si tratta di opere necessarie all'ottemperanza delle misure di sicurezza prescritte per far fronte all'emergenza sanitaria. Anche qui sembrerebbe che sostanzialmente sia l'interessato a, come dire, autoqualificare le opere come necessarie per l'ottemperanza alle misure di sicurezza. Ecco, il nodo è che, seppur nella prima parte, diciamo, del periodo ci dice che sono svolte nel rispetto delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, tutela del rischio idrogeologico e dei beni culturali del paesaggio, poi ci dice non sono richiesti i permessi, le autorizzazioni, gli atti di assenso comunque denominati eventualmente previsti, ad eccezione dei titoli abilitativi di cui alla parte seconda del codice urbani, che sono l'autorizzazione sostanzialmente per i beni culturali di quell'articolo 21 che leggevamo prima, da cui sono esentati ad esempio i deor degli esercizi di somministrazione. Quindi per queste opere temporanee non sono richiesti tutti gli atti propedeutici normalmente richiesti. È fatta salva comunque la facoltà dell'interessato di chiedere il rilascio dei prescritti permessi, autorizzazioni o atti di assenso. Finché, diciamo, le opere sono effettivamente temporanee, vengono rimosse entro il termine che ci dà la norma, che ricordiamo con la fine dello stato di emergenza, queste autorizzazioni non sono dovute. Nel momento in cui l'interessato volesse mantenere queste opere anche oltre il termine dello stato di emergenza, la condizione sine qua non per il mantenimento è data dalla conformità alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente, per cui queste opere possono essere svolte, cioè possono essere fatte in forma temporanea durante lo stato di emergenza, in deroga a tutto quello che abbiamo visto e previa alla semplice presentazione di una CILA, se si possono mantenere solo se sono conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente. Si deve chiedere il mantenimento entro il 31 dicembre del 2020 e questo diciamo, mantenimento è autorizzato dall'ente competente, quindi sostanzialmente dal comune, mediante provvedimento espresso da adottare entro 60 giorni dalla domanda. Vedete, qui è una fattispecie peculiare perché la norma non si sta richiamando a nessuno degli istituti, o meglio dei titoli abilitativi in materia di edilizia attualmente esistenti, non ci richiama un permesso di costruire, ci richiama un provvedimento espresso. Che da un lato qualcuno potrebbe pensare, vedete, visto che ci parla di accertamento di conformità, che sia una norma di carattere di sanatoria, ma io personalmente non propendo per questa lettura, anche perché è vero che ci dà l'esonero dal contributo di costruzione, ma se ci voglio dire, introducesse una fattispecie di sanatoria, ci sarebbero anche dei problemi per quanto riguarda eventuali sanzioni. La cosa è un po' più è complicata perché dopo l'articolato prosegue dicendoci che per gli atti propedeutici si acquisiscono in conferenza di servizi, ma l'autorizzazione paesaggistica è rilasciata ove ne ricorrano i presupposti ai sensi dell'articolo 167
del decreto legislativo 42 del 2004 e l'articolo 167 è l'articolo che disciplina l'accertamento di compatibilità paesaggistica, che ha una durata di 180 giorni e soprattutto è escluso per la realizzazione di volumi e superfici utili e prevede il pagamento di una sanzione, per cui sicuramente su questo aspetto è necessario un chiarimento. Cioè, se in questo momento è abbastanza chiaro che queste opere possono essere fatte previa sola CILA, senza chiedere le autorizzazioni preventive, se vengono rimosse al termine dello stato di emergenza, per il loro mantenimento, secondo me, per cui abbiamo un po' più di tempo, diciamo, perché comunque può essere richiesto entro il 31 dicembre, deve essere definitivamente chiarito, diciamo, il regime da applicare, soprattutto per quanto riguarda il riferimento all'articolo 167, che ha delle limitazioni, per cui sembrerebbe che alla fine sono sanabili solo le opere che non prevedono l'aumento di volume e di superficie utili, anche se fossero conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente. Questo è, come dire, un po' contraddittorio, anche perché io personalmente propendo a leggere questa disposizione nella maniera più ampia possibile, per cui a ritenere, diciamo, il più possibile il campo di applicazione ampio rispetto alle esigenze delle imprese, anche perché chiaramente questa è la finalità di questa norma, che vuole essere di liberalizzazione e di semplificazione, non certo di introduzione di sanzioni per chi avesse la necessità di effettuare queste opere. Io avrei terminato con l'esposizione. Ora, allora, intanto che do modo di leggere e scegliere le domande, poi continuo a riportarle alcune domande per voi che stanno ancora arrivando, volevo ricordare a tutti che l'attestato di iscrizione sarà rilasciato solamente a coloro che sono iscritti al webinar e che hanno seguito per almeno il 20% del tempo. Vi chiedo la cortesia di non chiederla l'attestazione tra 5 minuti quando il webinar sarà finito, perché ci vogliono dei tempi tecnici. E inoltre ricordo che il materiale potrà essere visualizzato solo dalla serata di oggi. A questo punto vi ringrazio ancora, lascio la parola a Massimo Puggioni e Carmen Iuliani. Se vuoi, Massimo, rispondo io a qualche domanda, così intanto puoi leggere qualche domanda con calma, visto che hai finito adesso l'intervento. Cosa dici, Massimo? Sì. Allora, a proposito, io avevo letto la prima domanda, vale il ricorso all'autocertificazione per il possesso dei requisiti in materia di antimafia. Ecco, su questo punto ovviamente vale il ricorso all'articolo 89 del decreto legislativo numero 159 del 2011, che appunto reca il codice in materia di disposizione antimafia, che contiene proprio una disposizione specifica per quanto attiene alle modalità di autocertificazione. Con riferimento all'antimafia viene richiamato anche l'articolo 38 del DPR numero 445 del 2000. Sul punto, se è necessario avere ulteriori approfondimenti, possiamo poi sentirci. Poi ne avevo vista un'altra con riferimento, mi sembra, alla SCIA, la numero C, viste le sospensioni stabilite dalla norma in argomento, no, ce n'era una proprio sulla SCIA, l'autocertificazione. Vuoi rispondere? Tu alla 8 io ritrovo quella SCIA? Forse la 8, che l'ho appena letta. La 8, guarda, non so se stiamo parlando della stessa, dice la proroga della validità dei titoli abilitativi significa che sino al 31 ottobre non possono essere adottati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività ai sensi dell'articolo 19,3 della 241 anche per le SCIA non ancora perfezionate per decorso del termine
e carenti dei requisiti e dei presupposti previsti dal comma 1? No, direi di no, perlomeno se ben capisco la domanda. La proroga della validità dei titoli abilitativi è una proroga, come dire, dei termini oltre i quali il titolo abilitativo decade, non una proroga o una impossibilità di agire. Cioè, se io, ad esempio, avevo presentato, avevo ottenuto un permesso di costruire nel 2019, dovevo iniziare i lavori entro il 31 marzo del 2020, non li ho iniziati, questa ho facoltà di iniziarli per 90 giorni oltre la cessazione dello stato di emergenza, quindi presumibilmente entro fine ottobre, senza bisogno di chiedere una proroga, quindi il titolo abilitativo non mi decade. Ciò non toglie che se l'amministrazione riceve una SCIA e accerta la mancanza dei requisiti e dei presupposti, agisce comunque per come, emettere i E diciamo, provvedimenti di sempre faceva cessazione riferimento al dell'attività tema entro 15 giorni dell'autotutela con dall'inizio riferimento dell'attività. alla Anzi, SCIA. abbiamo Ecco, da questo disciplinato punto di un vista, limite alla ritengo anche utile temporale all'istituto richiamare le di FAQ che autotutela sono per questi pubblicate esercenti. sul sito L'hai trovata Dipartimento Carmen su della quella che Funzione cercavi? Pubblica in materia di SCIA, in materia di autotutela. In particolare volevo rinviare alla FAQ numero 15 e numero 14 per eventuali dubbi o perplessità su un'interpretazione con le nuove disposizioni fissate dall'articolo 264,1 lettera C per i termini ridotti per l'autotutela in materia di SCIA. Avevo visto prima una domanda che adesso non riesco a individuare nuovamente con il numero, ma che atteneva a questo problema interpretativo tra la norma, diciamo, del decreto rilancio e la disciplina a regime contenuta nell'articolo 19. Sul punto, ecco, secondo me può essere interessante, utile anche ai fini applicativi, andare a rivedere queste due FAQ, la 14 e la 15, in materia di sospensione autotutela sul sito del Dipartimento Italia Semplice. Qui mi dice, se è sospeso il divieto di prosecuzione di alcune attività commerciali, in base a questa normativa, può essere sospesa una SCIA commerciale qualora il requisito professionale è obbligatorio? No, però la domanda non è chiara. Mi sembra che mi stia chiedendo se a seguito della presentazione di una SCIA per avvio di attività commerciale per un soggetto che non ha il requisito professionale, assolutamente sì, devono essere messi i provvedimenti di cui all'articolo 19,3 della 241, quindi divieto di prosecuzione dell'attività, salvo fissare un termine per la conformazione dell'attività in carenza dei requisiti prescritti. Questa è una interessante domanda. Vedi, l'articolo 264,1 lettera C dispone: qualora l'attività in relazione all'emergenza Covid-19 sia iniziata sulla base di una SCIA. Quali sono le attività iniziate in relazione all'emergenza Covid? Qual è il criterio per individuarle? E questa è una domanda a cui francamente non spero che arrivino dei chiarimenti, o magari verrà in sede di conversione in legge, verrà, come dire, la dicitura chiarita in maniera un Ecco, pochino più certamente condivido qualificante, sul piano perché interpretativo effettivamente massimo questo fatto che dare escludo che un'interpretazione sia così qualsiasi generalizzata, attività cioè dall'entrata che è in vigore del iniziata durante decreto, l'emergenza Covid, non è perlomeno a tutta me emergenza Covid, non ecco. sembra logico. E Direi che sia certamente potrà un'attività che ha essere, come comunque una dire, relazione esplicitato se quel determinato tipo di con intervento è l'attività relativo, non so, a un prescritta. intervento edilizio, in base alla lettera F che abbiamo prima esaminato, relativo a interventi legati all'emergenza sanitaria.
sanitaria, certamente l'emergenza sanitaria è contraddistinta da una sua genericità. Quindi ecco, qualche presupposto interpretativo in più potrebbe derivare dalla prassi applicativa che noi al momento ancora. Tenete presente che stiamo parlando di un decreto legge che è stato emanato un mese fa in piena emergenza, per cui non abbiamo ancora grandi prassi, non è stato ancora convertito in legge, per cui anch'io nella mia lettura non pretendo di avere, come dire, la verità in tasca e dirvi dovete interpretarlo così. Ci sono delle questioni sicuramente aperte, speriamo che sì, certamente. Ecco, condivido anche questo suggerimento dato da Massimo, cioè questa voleva essere una prima lettura a queste disposizioni del decreto rilancio, che però sono suscettibili di integrazioni possibili, come l'esperienza ha dimostrato per il decreto Cura Italia e per il decreto liquidità. Quindi noi diamo una prima lettura, però certamente potrà essere utile rivedere un po' l'impianto qualora ci fossero, a nostro giudizio, modifiche particolarmente significative a queste disposizioni che abbiamo esaminato oggi con Massimo, e soprattutto alla luce di questo decreto semplificazioni che è stato annunciato come imminente e che potrà portare, ecco, alla necessità di ulteriori approfondimenti. Comunque con Massimo vedremo anche più nel dettaglio le vostre domande e quindi avremo modo così di darvi ulteriori risposte. Per adesso grazie ancora veramente per l'attenzione, grazie a Paola che ci ha accompagnato in questo percorso e grazie a Massimo che è sempre un grande compagno di questi eventi, insomma, è bravissimo. Grazie ancora. Grazie a tutti voi. Allora, volevo solo aggiungere che le risposte le troverete nei prossimi giorni, diamo tempo ai relatori di poterle compilare, dunque non vi preoccupate, sarà la risposta a tutte le domande che sono arrivate. Ringrazio veramente tutti voi, ringrazio Massimo Puggioni, Carmen Iovone e tutto lo staff di semplificazione e vi ricordo l'appuntamento del 2 luglio e poi del 9 luglio. Grazie ancora a tutti e buon proseguimento.